Tra i cespugli del Sudafrica, un clan si dibatte nel caos. Una brutale sovrana detta legge. I suoi eccessi scatenano una rivolta. Ma la violenza rischia di distruggere il clan, che deve anche lottare per la sua sopravvivenza. Un uomo assiste a questa saga. Partecipe del dramma delle iene, compie l'impossibile. Convince i feroci predatori ad accettarlo. E ci regala immagini inedite delle iene macchiate. Le iene mi hanno ammesso definitivamente nel loro clan. Mi sento quasi uno di loro e posso vedere il mondo con i loro occhi. Vive una realtà di ferocia e di grazia, mentre il clan lotta per la sua sopravvivenza. Un branco di spietati cacciatori si raduna per una battuta di caccia. Queste iene macchiate conoscono il loro territorio e sanno dove trovare una preda. Vivono nella riserva di Mala Mala, nella regione sudafricana di Charleston. È un habitat scarno e duro che dividono con altri predatori. Le iene di Charleston ubbidiscono a una femmina adulta di nome Gork. Nel mondo delle iene macchiate, le femmine controllano ogni aspetto della vita quotidiana. Gork, la regina, mangia per prima. È al di sopra di tutti e vuole che si sappia. Le altre iene devono subire la sua collera e rispondere con la sottomissione che ciascun rango richiede per non smantellare l'ordine sociale del clan. Al suo fianco c'è Nikita, la sua vice, che è designata a succederle. Muso a terra, Gork dirige la caccia. Nikita e le altre lavorano. Gork si abbuffa, mangiando sempre più di tutti gli altri. Kim Walter si è avvicinato al clan di Charleston più di quanto chiunque altro abbia mai osato. Dopo 10 anni passati a osservare il mondo selvaggio di Mala Mala, vede questi predatori sotto una luce diversa. La gente giudica le iene delle bestie orribili, sporche, stupide, ghignanti e mangia cadaveri. Nessuna di queste cose è vera. È vero invece che le iene macchiate come le iene di Charleston, contrariamente a quanto si pensa, sono più simili alle manguste che ai lupi. Si procurano il cibo con la caccia e creano gruppi sociali molto più compatti di quelli dei lupi.
e in qualche misura la loro intelligenza le mette alla pari con i primati. Le iene sono molto più complesse, interessanti e singolari di quanto si creda. L'ho imparato dalle iene di Charleston, un piccolo clan dove ogni membro ha una sua personalità. Ma il piccolo clan ha un problema. Durante la permanenza a Malamala, Kim ha visto ridursi i suoi membri. Alcuni clan di iene macchiate hanno anche 80 membri. Quelle di Charleston non hanno mai raggiunto questo numero. Un tempo erano circa una ventina. Oggi sono 4. Per capire il motivo di questa riduzione, Kim vuole cercare di avvicinarsi quanto più possibile al gruppo. Per farlo, deve stare alle regole del clan e seguirlo nelle sue scorribande notturne. Ma incontra un ostacolo quasi insormontabile. Gork, la regina delle iene. Gork è la iena più aggressiva che abbia mai incontrato. Mi tratta male dal primo momento. Se si avvicina a me è più per paranoia che per curiosità. Non posso fidarmi di lei. L'unica possibilità di Kim per entrare a pieno titolo nel clan è farsi accettare dalle altre iene, ma è un processo che richiede tempo. A Malamala, nella stagione delle piogge, il ritmo della vita si fa più lento. Anche i progressi di Kim sono lenti, fin quando non fa una scoperta imprevista. Il clan di Charleston si è arricchito di 2 preziosi membri, ammesso che ce la facciano a sopravvivere. Le iene li nutrono amorevolmente con il loro latte e qualche pezzo di carne. Questo cucciolo è tanto eccitato dalla prospettiva di un pranzetto che ne ha perso le tracce. Quando i cuccioli sono piccoli e hanno bisogno della protezione della tana, le iene stanno nei dintorni. Nikita e Tandy fanno da madri ai nuovi arrivati. Hanno entrambe un cucciolo della stessa età. Una iena può partorire al massimo 2 cuccioli. A questa età è difficile riconoscere il sesso di una iena. Man mano che i cuccioli cresceranno, lo sveleranno la loro taglia e il loro comportamento. Se saranno 2 femmine, diventeranno più grosse e forti dei maschi e domineranno il clan. La notte, prima di andare a caccia, le iene si chiamano a raccolta nella tana. Date le sue dimensioni, nel nostro clan c'è un solo maschio adulto, che Kim chiama Rashan. Rashan è il primo a porgere ossequio ai nuovi cuccioli. Femmine e cuccioli lo precedono nella scala sociale e vogliono che Rashan sappia stare al suo posto. Nikita ha portato della carne fresca e tiene lontano il cucciolo dell'altra femmina per far mangiare il suo. È una lezione preziosa. Quando i cuccioli seguiranno il clan nelle incursioni notturne, dovranno competere per ogni boccone.
Mentre le iene mangiano, Kim nota un'assenza importante. Dov'è la regina? Dov'è Gork? Dovrebbe essere nella tana con gli altri. Gork non frequenta molto la tana, probabilmente perché non ha figli. Anzi, a quel che ne so, non ne ha mai avuti, cosa molto insolita per una matriarca. Se Gork è sterile come crede Kim, in questo clan qualcosa non funziona. In genere, la matriarca di un clan di iene partorisce più frequentemente delle altre femmine. Gork reclama porzioni degne di una regina, ma non ricambia aumentando le file del clan. Specialmente in un branco così piccolo, ogni femmina dovrebbe partorire più volte. Ma Gork crea anche un altro problema. Di norma, le matriarche aggrediscono i sudditi per farli stare al loro posto. Ma le sfuriate di Gork sono violente e incontrollate. Da quando conosco Gork, l'ho sempre vista trattare male le altre femmine, e in particolare quelle con cuccioli. Alcune hanno perfino lasciato il clan. Gork non è solo violenta, ma attacca senza una ragione apparente. La sua furia sta minando l'unità del clan e sta mettendo a rischio le iene di Charleston. Il clan delle iene di Charleston deve proteggere il suo territorio dalle incursioni degli altri predatori. Ogni sera, prima di fare la ronda, si radunano con un grido di eccitazione. Questo richiamo è solo uno dei circa 10 gridi diversi delle iene. Ogni animale ha un suo grido personale, come una firma. Durante il pattugliamento, le iene marcano il territorio con una sostanza nauseante emessa dalla ghiandola anale. Annusandola, si riconosce il sesso e anche l'identità dell'individuo che ha lasciato quel segno. Le iene sentono l'odore di un estraneo. Rispondono all'intrusione marcando ancora una volta il territorio. I suoi confini sono vulnerabili agli invasori e devono vigilarlo costantemente. Il territorio delle iene di Charleston, nella zona sud della riserva di caccia di Malamala, misura circa 45 km quadrati. A nord, un clan rivale più numeroso ne rivendica la proprietà. Ma i due clan di Malamala devono far fronte a una minaccia comune. Più che dagli uomini, devono difendersi dai leoni, i più accaniti nemici delle iene. Invadono il loro territorio, rubano loro il cibo e le uccidono ogni volta che possono. Nell'infinita lotta per la difesa del territorio e del cibo, gli scontri sono inevitabili. Specialmente ora che la stagione delle piogge è finita. Nella stagione asciutta, predatori e prede corrono ad abbeverarsi e a mangiare alle stesse fonti. Stanotte, affamato e nervoso, il clan dei Charleston è uscito a caccia, ma gli odori gli dicono che non è solo. Thank you.
8 leoni atterrano un bufalo con una facilità incredibile. Il nostro clan si tiene a debita distanza. Gork ha abbrutito e provato le sue iene. Uno scontro con un branco di leoni le vedrebbe sconfitte. Se ne vanno in cerca di un'altra preda. Nikita e Rashan atterrano un impala. Ma come sempre, Gork pretende più di quanto le spetti. Gork caccia tutti via. Una iena femmina può pesare anche 90 kg e può mangiare fino a un terzo del suo peso. Questo significa che Gork può far fuori circa 30 kg di carne. Le dure leggi imposte dalla regina continuano a tormentare il clan. All'alba, le iene, ancora in cerca di una preda, sono costrette a cibarsi di carogne. Trovano la carcassa del bufalo, che i leoni hanno ripulito per bene. Gork non è con loro. E Kim ne approfitta per avvicinarsi. Nikita e Rashan scarnificano quel poco che è rimasto. Le potenti mascelle di una iena possono colpire con una forza di 70 kg per centimetro quadrato, quanto basta per triturare anche l'osso più duro. I succhi gastrici l'aiutano a estrarre ogni pezzetto di nutrimento, anche da scheletri molto vecchi. Ecco perché gli escrementi delle iene sono bianchi e polverosi. Sì, questo è dello sterco secco. È pieno di ossa triturate. È calcio solidificato, quindi durissimo. Con questo si può scrivere il proprio nome. È come il gesso. Ma la fame e la competizione hanno stressato il clan. Per sopravvivere e garantire la vita ai propri piccoli, queste iene devono mangiare qualcosa di più sostanzioso. Nikita e Rashan vedono abbassarsi degli avvoltoi, segno evidente che c'è una carcassa nei paraggi. È il risultato di una battuta di caccia di un leopardo. Il grosso felino rivuole la sua preda. Gork arriva poco dopo, chiedendo la sua parte. Prende tutto il pezzo. Per le iene si prospetta un altro giorno di digiuno. Nikita deve risparmiare le forze. Si accuccia per allattare il piccolo Nibbles. Le iene sono predatori con un fortissimo istinto materno. Il loro latte è più nutriente di quello degli altri mammiferi terrestri. Nibbles lo succhierà per 14 mesi, 9 volte più di un gattino o di un cagnolino. E crescendo, ne vorrà sempre di più. Anche questo mette sotto pressione il nostro clan. Nikita e Tandy devono andare spesso a caccia. Kim coglie al volo l'occasione. Se ci fossero le madri, probabilmente non oserebbe tanto. La tana è nascosta tra le rocce, dove i cuccioli non sono soli. L'intruso risveglia subito l'attenzione. I cuccioli sono combattuti tra la paura e la curiosità, ma vogliono conoscere tutte le cose nuove del loro habitat. All'improvviso, Kim si trova preso tra una madre feroce e il suo piccolo. È un momento difficile.
Non so come reagirà Nikita vedendo il cucciolo vicino a me. Ma sembra rilassata e tranquilla. Kim è ora molto più vicino al clan. Si direbbe che i cuccioli vogliano capire a quale gradino della scala sociale si trovi l'estraneo. Da piccole, le iene macchiate imparano a riconoscere quasi 100 individui di un clan e la loro posizione sociale. Mentre i cuccioli lo scrutano curiosi, Kim cerca di capirne il sesso. Quest'animale si comporta come una femmina, è audace e sicuro di sé, ma Kim non ne ha la certezza. L'anatomia delle iene è ingannevole. Quest'altro non è un maschio. Prima della nascita, le femmine sviluppano degli organi riproduttivi simili a quelli dei maschi, ma non per lo stesso uso. Infatti, il piccolo pene serve loro per partorire. La ragione di questa insolita fisiologia resta un mistero. Mentre si trascina la stagione asciutta, Gork continua a tormentare il clan di Charleston. Gork è sempre molto tesa e vive guardandosi alle spalle o inseguendo qualcuno. L'unica che non ha sottomesso è Nikita. È chiaro che ora succederà qualcosa. All'improvviso, Gork attacca Nikita. Poi le impedisce di avvicinarsi alla preda. L'attacco a sorpresa costringe la vice di Gork a prostrarsi, a muso chino, con le orecchie abbassate e un lamento stridulo. La situazione sta sfuggendo di mano al clan. I piccoli stanno crescendo e chiedono sempre più cibo. Gli adulti, a eccezione di Gork, sono sempre affamati. E cosa peggiore, nel territorio del clan impazzano i leoni. Notte dopo notte, i boschi risuonano di ululati e ruggiti. L'odore dei leoni è dappertutto e la cosa allarma ancor più le iene. Mentre Gork è sempre pronta ad azzannarle. Ormai è impossibile vivere con Gork. Ha montato le sue iene una contro l'altra e questo sta mettendo a repentaglio l'ordine sociale. Sta per scoppiare una tragedia. La notte seguente, le previsioni di Kim si avverano. Nel clan esplode una lite feroce. Nel clan, tutti sono in guerra contro tutti. Nella lotta, Gork è rimasta ferita. Il clan ha aggredito la regina, amputandole il piede posteriore sinistro. Si sono fermati un momento prima di ucciderla. Ma l'aggressione, per quanto difficile, era necessaria. Ora però, Gork rischia di morire, proprio nel momento in cui il piccolo clan ha bisogno di tutti i suoi membri. La morte della matriarca potrebbe esporre il clan a un rischio ancora più grave.
Giorni dopo, le iene si stanno ancora leccando le ferite. Gork, anche se mutilata, tiene testa al clan, ma senza la solita baldanza. I sudditi hanno deposto la regina. Dopo aver tanto odiato Gork per la sua tirannica reggenza, ora provo pena per lei. Un attacco di questo genere è molto raro nel mondo delle iene e non so che fine farà il clan di Charleston. Nikita è la prima nella linea di successione, ma deve conquistarsi il rispetto del clan. Il suo primo passo da leader è un richiamo a radunarsi. Gli altri rispondono mettendosi al suo fianco. Quando la caccia finisce, nasce un nuovo ordine sociale. Gork vuole mangiare, ma gli altri non le permettono di sedersi a tavola. Poi, con un altro morso, Nikita segna il destino di Gork. E il suo. Adesso è chiaro. Nikita è la nuova regina del clan. Con l'avvento di Nikita, il clan delle Iene ritrova la sua armonia. Sono di nuovo un gruppo coeso. Ma niente è scontato. Il cambiamento di regime potrebbe cambiare il rapporto con gli estranei. Da un po' intorno al clan si aggira un maschio nomade, Snare, che deve il nome a una trappola dalla quale è riuscito a fuggire, che gli ha lasciato una profonda cicatrice. Snare vuole entrare nel clan. Sente che Nikita è pronta ad accoppiarsi. Lui è nervoso. Lei non mostra entusiasmo. Respinto, Snare va a rubare il pranzo delle iene, una carcassa nascosta sott'acqua. Ma Rashan, l'unico maschio del clan, caccia via l'intruso. A Snare non resta che ritentare. Ora che Nikita ha fissato le nuove regole del regno, il clan premia i lunghi mesi di pazienza di Kim. Le iene gli riservano un'accoglienza molto più intima e sorprendente di quanto pensasse. Giro documentari da 17 anni, sempre in zone selvagge, e mai mi sono avvicinato tanto a una bestia feroce. Quando Scratchy è venuta da me e ha accettato le mie grattatine, non sapevo più che cosa fare. Non mostrava alcun timore, eppure non sapeva nulla di me, da dove venivo o cosa stavo facendo. Ma si fidava di me e io mi fidavo di lei. E tra noi è nato un rapporto stupendo. Superando l'antica barriera tra le specie, il cucciolo chiede altre carezze e Kim approfitta di questi attimi straordinari per studiare la fisiologia delle iene. Sono rimasto sorpreso quando Scratchy mi ha leccato. Ho scoperto che la sua lingua è rasposa come quella di un gatto e non liscia come quella di un cane. Pochi esseri umani hanno avuto il coraggio di arrivare a una simile intimità con le iene nel loro habitat. Ma per entrare in contatto con le altre iene, tra breve, Kim non potrà più contare sulla tana. I cuccioli, ormai grossi quasi come le madri, cominciano a seguirle durante la caccia e presto cominceranno a uscire da soli. Mezzogiorno è l'ora più sicura per i giochi. Fa troppo caldo per lavorare e mentre gli adulti dormono,
I piccoli sguazzano in una pozza. Presto l'età del gioco finirà e anche loro dovranno rispettare le regole del clan e affrontare gli stessi pericoli degli adulti, specialmente la notte, quando le iene vanno a caccia. Questa notte hanno da poco cominciato il pattugliamento, quando improvvisamente si fermano. Hanno sentito il clamore di una battaglia, memento dei continui pericoli di Mala Mala. Il clan del Nord sta dichiarando guerra ai leoni. Le iene del Nord sono molto più numerose di quelle di Charleston e molto più potenti. Ma qui stanno lottando per il possesso del territorio contro il re dei predatori. Le iene sanno che non sono in grado di uccidere questi leoni, ma vogliono spaventarli grazie al loro numero. Una leonessa è fuggita. L'altra è su un albero. Le iene la lasciano sola e terrorizzata. All'alba, la leonessa ha perso l'antica fierezza. Alla fine, tenta di attraversare il territorio delle iene in cerca dei suoi compagni. I felini si dirigono a sud, verso Nikita e il suo clan. Rashan avverte un odore non gradito. Questa è la crudele e vitale verità della vita selvaggia. Un branco di leoni è entrato nel territorio dei Charleston. I leoni pesano 2-3 volte più di una iena. Già in uno scontro a due non c'è lotta. Se poi i leoni attaccassero in forze, le iene non avrebbero scampo. Sarebbero sopraffatte. Nel bel mezzo del territorio del clan di Charleston, i leoni si stanno contendendo le spoglie di un bufalo. Questi grossi felini non amano l'acqua. Ma niente può allontanarli da un buon pranzo. Quando i leoni se ne vanno, arrivano furtivamente le iene. Mangiano in silenzio. Un gridolino potrebbe far tornare i leoni. Con la guida di Nikita, le iene hanno acquistato fiducia. Ma un piccolo clan è sempre un piccolo clan e non può competere con i leoni.
L'unica cosa che possono fare è starne alla larga e moltiplicarsi. Il clan ha bisogno di nuovi cuccioli. Quando Nikita sceglie il suo partner, per Kim è una sorpresa. La nuova matriarca non si accoppia con il fedele compagno Rashan. Come padre dei suoi cuccioli, Nikita sceglie il forestiero, Snare. Mi ha sorpreso. Credevo che Rashan fosse il suo compagno. Forse Nikita ha voluto consolidare il suo potere, accoppiandosi con un maschio estraneo al clan, per arricchirlo di sangue nuovo. Se Snare sarà all'altezza, Nikita partorirà tra 14 settimane. Otto leoni stanno inseguendo il clan di Nikita. Preoccupato per le sorti dei Charleston e soprattutto dei più piccoli, Kim è dietro di loro. La jeep si è impantanata. Siamo fermi. La mattina seguente, quando le iene ripassano davanti a lui, Kim conta le teste. Scratchy è presente. Nikita pure. Ma il piccolo Nibbles manca all'appello. Passa una settimana e Nibbles ancora non si vede. Kim teme che lo abbiano preso i leoni. Li ha visti uccidere dei cuccioli di iena. I leoni odiano svisceratamente le iene e soprattutto i loro cuccioli. Li scovano, li uccidono e li lasciano in terra a marcire o alla mercé degli avvoltoi. Anche se un membro manca all'appello, il clan deve continuare la caccia. E la notte, le iene scoprono un nemico vulnerabile. Una leonessa sola su una preda. L'affrontano quasi come se vogliano vendicarsi. Le iene hanno vinto un confronto impari, ma poi, spinte dal loro istinto, attaccano l'antico rivale. Per le iene è rischioso affrontare anche una leonessa sola, ma sono decise a farle capire che deve star fuori dal loro territorio. Circondano il felino. Le iene sono più numerose, ma un leone senza via di scampo è un vero pericolo. Rashan e Nikita cercano di attaccare su un fianco. Anche Gork partecipa all'attacco. Il clan ha mandato un forte messaggio al branco dei leoni. Ma ne paga un caro prezzo. Nikita è in condizioni pietose. La leonessa l'ha morsa alla schiena e le sue condizioni sono gravi.
Potrebbe avere qualche brutta ferita interna e anche qualche osso rotto. Molte iene muoiono per i morsi di un leone e questo potrebbe accadere alla matriarca ferita. La morte di Nikita potrebbe segnare la fine del clan. Al mattino, Kim trova Nikita, la matriarca del clan delle Iene di Charleston. Le cose per lei vanno male. E il piccolo Nibbles è ancora disperso. Per il clan è una brutta giornata. Nelle sue condizioni, Nikita può solo starsene accucciata. Dopo pochi giorni, Nikita si riprende. Considerata la gravità delle ferite, sono rimasto stupito dalla rapidità con cui si è ripresa dopo l'attacco del leone e da come è ritornata a camminare con gli altri. Ora Nikita è di nuovo al potere e il clan permette a Kim di avvicinarsi ancora. Kim passa le sue giornate a caccia con loro. Mi sento perfettamente al sicuro camminando con questi amici. Sono i miei occhi, le mie orecchie e il mio naso. Colgono un numero straordinario di segnali. Mi svelano cose che io non avrei mai potuto sapere se non mi avessero accettato tra loro con tanto affetto. Quando si fermano ad annusare, mi fermo anch'io per capire se ci sono tracce di leoni o di altri animali. Mi fido delle loro reazioni e loro mi dicono, prima che io lo capisca, se nei pressi ci sono dei leoni o dei leopardi. Per questo sono qua, dietro a un grande predatore, potenzialmente in grado di uccidere qualunque creatura, anche me. Eppure non proverei la stessa fiducia seguendo un cane o un altro animale. E finalmente, dopo tanti mesi, Kim può fare quello che ha sempre sognato: servirsi di questa intimità guadagnata con fatica per seguire la caccia di Nikita dall'inizio alla fine. Spera di vedere all'opera i Charleston come un vero clan di iene. La segue seduto al volante della Jeep. Il clan avanza di buon passo. La loro capacità di resistenza mi sorprende ogni volta. Possono correre per tutta la notte e il mio clan sa molto bene dove trovare gli impala. Puntano dritti sulle loro prede come se avessero stampata nella mente la mappa del territorio. Sono molto intelligenti. Mentre Kim le segue, le iene prendono velocità. E atterrano un impala. Kim approfitta del momento per piazzarsi in mezzo a loro. Nikita, la femmina dominante, controlla tutto quello che succede. Questa è Gork. È lei che fa tutto questo fracasso. Non la vogliono mentre accettano la mia presenza. È incredibile che mi permettano di stare in mezzo a loro. Sono diventato un membro del clan, nessun dubbio in proposito. Non hanno niente contro di me.
Se tutto andrà bene, io sarò sempre un gradino più su di Gork. E se le cose si mettessero male, sarei sempre un maschio di rango inferiore. A qualcuno il mio potrà sembrare un auspicio mortale, ma in tutta onestà devo dire che io mi sento perfettamente al sicuro. I cuccioli ora mi saltano addosso. Contro ogni aspettativa, un umile bipede ha trovato un posto in una famiglia di predatori. Questa esperienza mi ha portato ben al di là di ogni mia immaginazione e mi sta insegnando a conoscere profondamente le iene e il loro habitat. Queste iene stanno tornando a casa dopo un anno duro, in cui hanno superato tanti problemi e hanno cresciuto la loro prole. Gork, la vecchia regina, occupa ora un nuovo posto all'ultimo gradino della scala sociale. Snær, il nomade, ha trovato anche lui posto nel clan. È il padre di una nuova generazione. Nikita ha partorito due cuccioli. Sono il futuro del clan di Charleston. Un futuro di nuovi e forti conflitti. Le iene di Charleston dovranno continuare a difendere il loro territorio e a competere per il cibo. Dovranno lavorare sodo per mantenere questo pezzetto d'Africa sotto il regno della loro regina.